La pace del Signore sia con tutti noi. Vi do il buongiorno e il buon venerdì a tutti quanti. Signore oggi mi ha fatto sentire di poter fare di più di quello che in questi giorni ho fatto, ma con una buona parola in più. Ho sentito nell'amore del mio cuore di dirvi che Dio vi ama, di un amore immenso. E questo amore immenso sta nascendo nel vostro cuore e nella vostra anima. Non soffocatela, ma coltivatela come se fosse una piccola pianticella nel vostro cuore. Annaffiatela con più amore, con più gioia, con più felicità, con più entusiasmo. E vedete che questa pianticella va crescendo dentro di voi. Immergetevi in questa grande esperienza nell'amore di Dio, perché Dio vuole salvare tutto l'universo. Ciò che era perduto lo vuole ancora portare a sé, una nuova vita in Cristo Gesù. Questo mi ho sentito nel cuore questa mattina di dirvi. Ora sta a voi, avvicinandovi di più, annaffiando con l'amore, con la bontà, con la simpatia, e togliere tutte le frasi di arroganza, di antipatia e di altro che non esistono più dentro il vostro vocabolario. D'oggi in voi esiste soltanto allegria, gioia, amore. E vedrete che quest'amore sboccerà giorno dopo giorno nella vostra anima. Sentite un fabbisogno a mattina quando vi alzate di lodare Dio con tutto il cuore. E durante il giorno non pensate altro, perché il pensiero è obbligatorio, la mente che pensi. Mi sono accorto personalmente, questo mio piccolo racconto è necessario che lo dica. Mentre non lavoravo, la mia mente vagava sempre nel pensiero del cibo, avevo sempre fame. Sempre fame. Non arrivavo neanche all'orario di mangiare, perché la mente vaga da sola, come un cavallo selvatico. Mentre quando mi immergo nel Signore e nel lavoro, la fame non si fa sentire. Questo racconto mio può sembrare banale alcuni, ma è la realtà. Quando vi immergete nei pensieri, immergetevi nei pensieri positivi. Coltivate amore, coltivate fratellanza, coltivate la gioia dentro di voi e vedrete i cambiamenti dentro di voi come cambia. La vostra vita diventerà soltanto ciò che state coltivando. Se coltivate fiori, vedrete i fiori sbocciare e diventare grandi, immensi. Qualsiasi cosa coltivate, coltivatela con affetto e con amore. Questo ho sentito nel mio cuore. Dio vi benedica nell'amore e nella grazia di Gesù. Amen.
giorno a tutti quanti. Vi amo immensamente. Oggi è un giorno speciale. Guardate il video di stamattina. Capirete perché. Amen. Gloria a te, Signore. Padre Celeste, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare per ogni cosa, Signore. Ancora grazie, Signore, per oggi, Signore, come tu veramente ci stai magnificando, Signore, aiutando. E ti prego stamattina come profumo soave possa salire a te questa dolce preghiera per i miei fratelli, sorelle, amici e tutti quanti si accostano a te, Signore, e ancora quelli che si devono accostare, Signore. Benedice il Signore tutti quanti, piccoli e grandi. Grazie Padre. Benedice ancora la nostra famiglia, Signore. Mia moglie, miei figli, mio genero, mia nuora, i miei nipoti, Signore. Ancora i miei consuoceri, tutti. Grazie Padre. Ancora gli amici, anche i nemici, Signore, se ne abbia ancora. Che ognuno possa veramente essere benedetto da te, ancora migliore dei miei amici. Ti lodo, ti ringrazio per ogni cosa, Signore. Grazie, Padre. Ancora continua a benedirci, Signore,
Continua a usarci secondo la tua volontà, Signore. E se abbiamo sbagliato, Signore, ti chiediamo perdono. Qualunque cosa abbiamo fatto, Signore, ti prego, benedicici tutti quanti, Signore, che possiamo fare un cammino ancora più puro, più perfetto, nell'amore e nella grazia del tuo Figlio Gesù Cristo. Cancella, Signore, i nostri misfatti, i nostri dubbi, le nostre difficoltà e metti il tuo Santo Spirito dentro di noi con potenza e con amore. Grazie Padre, ancora ti metto davanti tutti gli ammalati, i carcerati, i bisognosi di questo mondo e soprattutto metti pace in tutti i guerrigli e ancora tutti i popoli che si stanno rivoltando, Signore, per la guerra. Fai che possa la pace tornare in tutto il mondo. Grazie, Padre, nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Vi saluto, fratelli e sorelle, con un grande abbraccio, come se fossimo presenti, e un bacio a tutti. Amen. Alla prossima.